Vai. Vuol dire portare una comicità in un audiolibro, insomma, un supporto audio. Sono curioso anch'io di, non so cosa sia, voglio sapere. Beh, è una scommessa interessante. Questa è una scommessa interessante, volevo dire, è una scommessa interessante. E la prima domanda, cioè, come nasce? Ho conosciuto tempo fa questo mondo Audible. O Audible, a seconda di come vogliamo. Audible, che è un portale che c'è in tutto il mondo, in Australia da tanti anni, in America, in Canada, eccetera, in Italia, in Europa è arrivato da poco tempo, e quindi si tratta di affezionare il pubblico a questa abituare insomma, esatto, la gente, no? E loro, posso dire core business, o sono... Sì, core business. Di Dio in italiano, come sarebbe? Come si dice? La mission. La mission. La mission. Insomma, la cosa principale di questo Audible, sì, sono gli audiolibri, no? Che sia io che lei abbiamo fatto. L'affare principale. L'affare, la roba. E audiolibri, quindi anche cose lunghe, Orgoglio e Pregiudizio, Guerra e Pace, cose, insomma, cioè, varie. Guerra e Pace è molto più lungo, cioè, di Orgoglio e Pregiudizio. Sì, quante ore sono? Tu hai ascoltato? Non lo so, però... Sai che invece lo dico, ma non voglio fare... No, non voglio fare polemiche. Ma, no, non è polemica, non voglio fare il mediatore, ma ho ascoltato proprio tutta Elena Ferrante, tutta la quadrilogia, letta da Anna Bonaiuto. Bellissimo. E sì, ore. Beh, lì il lavorone, tutte e quattro. Sì, tutte e quattro. Però, l'avevo iniziato, senza non lo togliere. Cose nostre. Sì. Però ti consiglio anche di leggerli proprio. Sì, però sai che è bellissimo. A volte il primo l'avevo già letto quasi tutto, poi l'ho riascoltato e sono andato avanti 2, 3, 4. Poi la Sandra ti interroga. Sì, E poi alla fine, se vuoi sapere tutta la verità, sono andato a riprendere. Perché non è che una cosa... questa è una cosa bella. Che in questo tipo di piattaforme, di portali, poi in realtà possono diventare una specie di propedeutica per la lettura, perché ti, soprattutto questa idea delle pills, cioè di piccoli assaggi, che poi ti facciano venire voglia di ascoltare o magari di andare a teatro, di andare a vederli, a conoscerli, mi sembra molto... Mi faccio una cosa, recentemente, tanto ecco, sì, parlando, sì, prego. Ho ascoltato un'altra cosa di Caro Figlio che è alle 3 di mattina, non so che ora recente. Da lui stesso? Da lui stesso, sì. E che non sapevo, pensavo fosse un giallo dei suoi, non è un giallo, no. Tra l'altro ve lo consiglio, proprio il libro, al di là dell'audio, ma il libro parla, non te lo dico, non voglio fare spoiler, non è un giallo però, non è, scusa, quindi sai di che si tratta, io ero convinto, ero in macchina così, pensavo uno dei suoi gialli, quello guerrieri, ma lui è un po' che non scrive, non è quello, no. Quindi se l'hai letto sai di cosa parlo e ti giuro, dopo averlo ascoltato ho comprato il libro e ho voluto toccarlo, cioè, toccare Caro Figlio, toccare il libro, no, rileggerlo. È nata però, questa cosa, no, che lui è Caro Figlio, bella, è una storia, no, quindi, bella, perché ha ragione tu, non è che una cosa escluda l'altra, non sono concorrenti, no? Comunque questo core business sono gli audiolibri, però come abbiamo detto, vedi Ferrante, vedi Guerra e Pace, a volte sono lunghi e ci e vuole tanta pazienza. Comunque se stai guidando è difficile, esatto, che poi riesci a leggere, per dire. E, no, io l'ho letto per esempio la Ferrante d'estate al mare in Grecia, un'estate intera, perché così non avevo più il segno degli occhiali, perché quando leggi il libro, tu come fai? Non ti rimane l'abbronzatura, cioè ti abbronzi... E poi puoi anche ascoltare, sì, così non ti viene il corpo bianco. È bravissima le righe qua. E neanche le rughe. Questo è... Dovrebbe fare, vero, sono motivazioni intellettuali, sì, ho capito. Senza righe, senza qua bianca. Senza fiato, te sempre in Grecia, vabbè, non importa. Breathless. Lui sei lì. Comunque, e invece questa volta ci hanno chiesto, dice, ma perché non proviamo cose short? Che pare che in America vadano tanto, in America, cioè i nostri padrini, padroni, insomma, nasce tutto da là, cioè in un garage di Silicon Valley. No, non so se nasce da là, ma insomma, là... Senti, sì. Ma sta roba così buona che prendi? adrenalina! Veramente! Quindi, straordinario. Vanno molto questi, i contenuti brevi, insomma, no? Di tutti i tipi. Avendo chiesto a me, potevo io fare una cosa di giardinaggio, e mi è venuto in mente le comedy più che pills. Loro hanno detto pills, questi di Odiva, no? Le pillole, cioè cose veloci, io ho detto comedy, e insieme è stato comedy pills, e ho chiamato la gente più brava che conoscessi, perché poi magari proietti non lo conosco, ma però io no, simpaticissimo. Una rara bravura. Ci ricordiamo il doppiaggio del genio di Aladdin, fatto da Proietti? Che insomma era Robin Williams nell'originale e Gigi Proietti non lo faceva rimpiangere, quindi se la cava. Però, no, perché non volevo dire, avrei voluto dirlo, che ho scelto i migliori, però non è giusto così, appunto, tranne Proietti ho scelto i migliori.
No, manca, qualcuno ne manca, però quelli che... Vi faccio notare il linguaggio del corpo, ha detto, tranne, a parte ho detto ho scelto i migliori, poi ha toccato me e ha detto no, non è vero. No, per segnalare, no, ma siamo tanto amici. È vero, se non c'è solo Proietti, c'è anche... Ci vogliamo tanto bene. Vabbè, quindi c'è Pozzetto, c'è Rara Costa, c'è Bergonzoni, c'è Paolo Rosi, che anche volete di più. No, dico infatti. Vabbè, c'è anche Calabruco, c'è Pozzetto. Magari questa... No, lasciamo. Da oggi, che giorno è oggi? 26 febbraio. 26 febbraio. Dal 26 febbraio. Che è oggi, ma anche da domani, da oggi in poi. Esatto. From now on, io ti traduco in inglese. Su Audible. On Audible. Troverete. You'll find. Comedy Pills. Nelle pillole di comicità. Comedy Pills. Traduco al contrario. Con... facciamo la prima, ogni settimana ce ne saranno quattro. Every week we'll find four new entries. Per la prima settimana avremo first week we have Pozzetto, Costa, Berlusconi, Bergonzoni, sorry, I can't see Villa e Manera. Giusto, Manera. Leonardo Manera, che fretta c'era. E io che li presento. E le altre settimane ve le andate a vedere voi, ma non è che...